Le Marche sono pronte a ospitare le rappresentanze imprenditoriali del mondo. Dal 16 al 20 giugno a Colli del Tronto si terrà la 32esima convention delle Camere di Commercio italiane all'estero. Un'opportunità sensazionale, come sottolineato oggi da Roma dal presidente camerale delle Marche Gino Sabatini, assieme al presidente di Unioncamere Andrea Prete e a quello di Assocamere Estero Mario Pozza, che ha sintetizzato in numeri il valore della convention. Avremo 80 camere di commercio presenti in rappresentanza di 59 paesi, 174 delegati, 56 presidenti, 70 segretari generali, 48 collaboratori. Questo per darvi un quadro di cos'è il sistema camerale italiano all'estero. L'abbiamo fatta nelle Marche perché? Perché le Marche è una regione molto produttiva, la regione delle piccole e medie imprese, assomiglia molto al mio Veneto e quindi lì ci sarà veramente una 4 giorni importantissima, una 5 giorni importantissima. Parliamo di 1370 incontri che stanno aumentando in questi momenti e con oltre 360 imprese che si sono iscritte, suoi attori collegati come le Camere di Commercio Estere. All'interno di questo pacchetto di imprese che si sono iscritte ai B2B si trattano soprattutto di PMI che vogliono avere la possibilità di interloquire con il mondo estero, che hanno dei brand importanti, che hanno dei prodotti da poter inserire in questi mercati. Parliamo di un'ossatura importante del tessuto economico marchigiano e pensiamo e crediamo fortemente che sono quelle imprese che hanno più necessità del supporto proprio del mondo camerale per quanto riguarda l'internazionalizzazione. A sottolineare l'opportunità straordinaria dell'appuntamento di Colli del Tronto anche il governatore Francesco Acquaroli. Raggiungere mercati esteri che altrimenti non potrebbero raggiungere perché da sole sarebbero impossibilitati, è per noi una ricchezza incredibile. Una ricchezza perché porta lavoro, porta risultati e porta opportunità, ma una ricchezza perché ci fa crescere, ci fa confrontare con circuiti che poi sono da stimolo, sono essenziali anche per garantire quella che è la possibilità di crescere proprio il sistema intero. Nell'occasione odierna sono stati presentati anche i dati dell'export del primo trimestre del 2023, con segno positivo trasversale alle province marchigiane, ma con lieve flessioni su Pesaro. Esportazioni che valgono 8 miliardi di euro. Le province marchigiane hanno avuto dei numeri a macchia di leopardo, ma sono numeri importanti, ancora riusciamo a tenere su tanti mercati. Abbiamo un trend molto alto dovuto al fatto degli interscambi commerciali con i prodotti farmaceutici, ma abbiamo anche settori importanti che si stanno posizionando nel mondo con le nostre imprese.